Buongiorno a tutti. Allora, intanto vi porto i saluti di Don Alberto Pini, che è il direttore del Centro Missionario Diocesano, che questa mattina è a Bergamo per l'incontro dei direttori dei centri missionari di Lombardia, quindi non può essere qui. Mi ha chiesto un po' di provare a portare la voce del Centro Missionario a questo incontro. Io faccio parte della Consulta Missionaria Diocesana da molti anni. Faccio il giornalista, quindi diciamo che il mio rapporto con la missione è un po' come il tuo, Anna, è quello di chi racconta esperienze di missione, di chi raccoglie la voce dei missionari e prova a rilanciarla. Quindi diciamo che il mio rapporto con la missione è soprattutto questo. Poi sono stato e sono anche impegnato un po' nell'animazione anche qui sul territorio. Io vorrei partire da una domanda, e la domanda è: perché un centro missionario dovrebbe occuparsi di solidarietà e cooperazione internazionale? La risposta, e citerò tanti missionari in questo incontro e tante cose che loro mi hanno raccontato, ve la do con le parole di un missionario che si chiama Don Umberto Gosparini, della Bassa Valtellina. Farò a volte riferimenti a missionari che non sono della provincia di Como, ma c'è un po' questo salto tra confini delle province e confini invece di quelle che sono le entità ecclesiastiche. Quindi diciamo che la diocesi di Como arriva fino a Livigno, riprende tutta la Valchiavenna, quindi è difficile insomma fare una distinzione netta. Anche c'è una parte della provincia di Como che è in diocesi di Milano, quindi insomma diciamo che le cose si mischiano. Ma Don Umberto, raccontandomi un po' la sua esperienza in Perù, diceva: ma è chiaro che lo scopo mio di missionario è quello di portare un annuncio, che è quello dell'annuncio del Vangelo, di lì non si scappa, ma come faccio io ad andare a parlare di Cristo a una comunità dove non c'è la corrente elettrica, dove non ci sono le fogne, dove in questa, lui parlava in particolare della città di Lima, la diocesi di Como è presente con una missione lì, nella diocesi di Caravaggio, la zona nord di Lima, che è una zona di città che continua a crescere anno dopo anno, con persone che dalla selva o dalle Ande arrivano nella capitale in cerca di fortuna, in cerca di opportunità, e trovano davvero solo polvere e terra, in cui cercano di costruire baracche, e c'è questo processo di urbanizzazione inarrestabile che avviene lì, ma avviene in tutte le città del mondo, in tutte le megalopoli del mondo, che tra l'altro è un problema molto serio. E lui mi diceva: come si fa ad andare lì a tenere un incontro, a parlare, a condividere la vita, e poi ti scontri davvero con la vita delle persone, e quindi diventa inevitabile pensare a quella che viene spesso definita promozione umana. Ma lui diceva: evangelizzazione e promozione umana sono impastate, sono la stessa cosa, non possono essere scisse. Ed è questo il motivo per cui un centro missionario, e in questo caso la diocesi di Como, si occupano di solidarietà e di solidarietà internazionale. Lo fanno da tanti anni, lo fanno con missionari che sono sparsi in tutto il mondo. Dalla provincia di Como sono una settantina i missionari che noi abbiamo censiti, poi ce ne sono 120 nella provincia di Sondrio, 6 nella provincia di Varese e 15 in quella di Lecco, perché la diocesi di Como è anche nella zona di Mandello. Alcuni missionari, tanti sono missionari del Pime, tra l'altro, che lì ha una presenza molto forte. Qual è anche il rapporto un po' tra missione e cooperazione internazionale? Spesso i missionari sono un po' gli apripista, e poi da lì, dalla loro attività, nascono esperienze di cooperazione internazionale che vanno a strutturarsi. Cito una persona su tutti che sicuramente conoscete, padre Giuseppe Ambrosoli, oggi beato. È stato un pioniere nel nord dell'Uganda di quella che era di fatto l'attività sanitaria, e oggi la Fondazione Ambrosoli, che è una fondazione e una ONG a tutti i titoli, ed è gestita, il presidente e la nipote di padre Giuseppe, gestisce un ospedale che serve circa 200.000 persone nella zona nord dell'Uganda, zone tra l'altro dove vivono gli Acholi, una zona anche che hanno vissuto periodi difficili. Quali sono le caratteristiche, secondo me, importanti e che un po' contraddistinguono quella che è l'esperienza dei missionari rispetto anche a altre forme di presenza in contesti internazionali? E anche in questo c'è una parentesi, non voglio raccontarvi le favole, nel senso che poi anche nel mondo missionario ci sono esperienze magari più riuscite di altre, si sono stati fatti errori in passato e se ne fanno tuttora, quindi nessuno è qui a raccontare appunto una realtà che non esiste, ma certamente una delle caratteristiche che contraddistingue l'esperienza missionaria ancora di più oggi è quello del voler stare con la gente, e il fatto che, penso oggi al Sudan in particolare, dove c'è una guerra civile, i missionari comboniani, pur andando via da Khartoum,
hanno scelto di restare nel paese quando magari altre persone che lavorano nella cooperazione internazionale sono stati anche magari costretti ad andare via da quelle che sono le regole, e ci mancherebbe, non lo dico con giudizio, però questo è perché contraddistingue una scelta di stile, che è quello del voler stare, di voler in alcuni casi anche dare la vita, ma perché la missione è una vocazione, è qualcosa che va al di là, non è un lavoro, non è una professione, no? E questo secondo me è una cosa ambivalente, nel senso che io credo anche, avendolo visto in contesti anche esteri, che invece la cooperazione internazionale sia una professione, e sia una professione che richiede competenze, che richiede tutta una serie anche magari di elementi che non sempre i missionari hanno. Quindi secondo me ci sono delle zone grigie tra mondo missionario e mondo della cooperazione, però è anche importante che ciascuno abbia il suo specifico, perché a volte ci sono missionari che vogliono fare i cooperanti e fanno danni, e dall'altra parte ci sono situazioni in cui magari al primo scoppio di guerra i cooperanti magari vanno via, e quindi che restano magari nel posto sono missionari. Un'altra esperienza secondo me importante da condividere anche sullo stile, questo riguarda in particolare l'esperienza della diocesi di Como, è quella dell'esperienza dei missionari Fidei Donum, nel senso che i missionari si distinguono un po' in missionari che fanno parte di quelle che sono le congregazioni missionarie, e qui in diocesi di Como abbiamo i Saveriani, abbiamo i Comboniani, abbiamo i Guanegliani, che non sono una congregazione missionaria ma hanno le missioni. Adesso c'è anche l'associazione Asci Don Guanella che sostiene un po' tutta questa attività, ma dall'altra parte ci sono dei sacerdoti diocesani che partono per dei periodi all'interno di quelle che sono delle collaborazioni tra chiese, ok? Quindi la logica è: due diocesi si accordano, io mando un missionario che può essere sacerdote ma può essere anche laico. C'è da dire che la diocesi di Como ha inviato nella sua storia, soprattutto recente, quasi solo sacerdoti. Questo è un elemento di criticità, è anche un problema, a me viene da dire, però ecco, c'è questa logica dell'andare per 10 anni, 12 anni e per poi ritornare, e questo credo che sia un'esperienza molto importante e anche molto, molto bella, perché in questo gioco dell'andare e del tornare si innesca un meccanismo di scambio che ha portato e sta portando davvero, io credo, ricchezza ai nostri territori. E provo a raccontarvelo citando tre persone, ma potrei citarne tante, che magari voi non sapete hanno vissuto esperienze in terra di missione, ma credo che la loro vivere esperienze in terra di missione ha proprio cambiato il loro sguardo e quello che poi qua hanno fatto sul territorio. E la prima persona, e lo cito guardando qua Gemma che sono qua davanti, è Lorenzo Scapolo, che è stato, credo, uno delle colonne portanti, dei riferimenti per quello che è poi anche tutto il movimento del pacifismo, no, della provincia di Como. Lui vive un'esperienza affondante per il suo essere sacerdote, il suo essere uomo, nel nord dell'Argentina, in quella che allora era la missione di Santiago del Estero, e lui lì si spende e capisce l'importanza di lavorare con le comunità, sulle comunità, l'importanza di lavorare sull'educazione, viene fondata una scuola, e tutte queste cose poi lui le riporterà nella sua esperienza e poi in tutto quello che sarà il suo cammino anche poi nei Balcani, no? Successivo, tutto quello che ha fatto sia qui per l'accoglienza dei migranti, ma poi anche in particolare a Sarajevo. Un'altra persona che mi viene da citare è Don Giusto Della Valle, che è qua dietro, e sappiate che dovrà risarcire il Guanella di una sedia che ha rotto prima cadendo. Don Giusto ha vissuto, può raccontarlo lui, ma lo dico brevemente, ha vissuto un'esperienza nel nord del Camerun, nella diocesi di Maruamo-Kolo, e io credo che sia indubbio che il suo vivere questa esperienza ha cambiato il suo modo poi di fare il parroco tornato in Italia, ma in maniera profonda, e quello che lui oggi sta vivendo a Rebbio è anche, e non solo certamente, influenzato da quell'esperienza. E un'ultima persona che vorrei citare, che molto poco conosciuta, era una donna, una laica, che si chiama Lucia, era stata una delle prime a partire quando la diocesi di Como aprì una missione a Bimengue, nel sud del Camerun, e questa donna, che adesso è scomparsa alcuni anni fa, molto in silenzio, nell'ombra, nella riservatezza, iniziò parecchi anni fa ad andare a dare la colazione ai senza tetto di Como, e
lei ebbe un'amicizia davvero molto forte con un sacerdote che tutti voi conoscete, che è Don Roberto Malgesini. Io sono convinto che questa relazione tra lei, che ha vissuto questa esperienza in missione nei lebbrosari del Camerun degli anni 60, fine anni 60, inizio anni 70, pensate cosa potesse essere la situazione lì, questo ha certamente contagiato e contaminato in una logica di relazioni l'esperienza anche di Don Roberto, e tutti sappiamo quello che Roberto è arrivato a dare per, non solo per la Chiesa di Como, ma per tutti davvero, per la gente di Como. E quindi questo lo dico perché davvero io credo che la forza dell'esperienza missionaria stia proprio in questo scambio, no? Sia proprio nell'andare per poi tornare un po' cambiati e poi cambiare un po' quella che è l'esperienza anche delle nostre comunità. E questo lo dico avendo però bene in mente che anche la realtà della Chiesa di Como è una realtà molto multiforme, e dove, e questo spesso magari vista dall'esterno, la Chiesa viene vista un po' come un monolite, no? Come un qualcosa anche un po' di rigido. Vedendola dall'interno è davvero tutt'altro, cioè i missionari in particolare sono persone, tu Anna credo che ne conosci tanti, a volte anche un po' che è difficile tenerli a bada, no? Che vanno un po' ciascuno per la propria, che sono creativi, che sono entusiasti, quindi questo credo che sia anche un po' la forza della missione. E questo non significa che invece da altre parti, in altri contesti anche nostri, magari invece la Chiesa e le parrocchie, le nostre comunità diventano invece il luogo non di chiusura, di apertura, ma di chiusura. Cioè io lo dico senza particolari problemi, perché siamo tutti insomma in cammino e siamo tutti imperfetti. E quindi come vi dicevo prima, non voglio raccontarvi un mondo che non c'è. Però l'esperienza missionaria ha cambiato e sta cambiando tanto, credo, anche del nostro territorio. Venendo un po' a quelle che sono le attività anche di animazione, questo andare, questo tornare appunto ha portato anche al voler mettersi un po' in gioco, no? In alcune esperienze. Come centro missionario, e non solo come centro missionario, ma anche come realtà missionarie presenti qua in sala, ci sono tante realtà che nascono proprio, che magari sono oggi associazioni o realtà di cooperazione, ma che sono nate dall'esperienza di missionari. Ho visto Amici per il Centrafrica, e se non sbaglio nasce dal legame con una religiosa, un po' tutto quello che loro hanno messo in pista, e oggi penso Amici del Centrafrica credo che sia una delle realtà di cooperazione che a Bangui è tra le più importanti sul fronte sanitario ed educativo, e nasce da un'esperienza missionaria. Penso a Terre Luce Onlus con gli amici di Zimbie, il loro sostegno alle missioni camigliane, e sono un'associazione che nasce da una relazione. E è chiaro che il centro missionario non, tra i suoi compiti dovrebbe, ha anche quello di tentare magari un dialogo, non un coordinamento, perché non credo che ci sia bisogno di coordinare, ma certamente un tenere i rapporti magari anche con realtà che, partendo da uno stesso, prima si parlava di valori, partendo da una stessa base valoriale, condividono appunto questo tipo di esperienza. A livello locale, l'attività del centro missionario in termini di animazione, qua lo dico, credo che sia un punto critico, tende spesso a cambiare a seconda anche di quelle che sono le forze in campo. Cosa voglio dire? Che spesso si dialoga, prima citavo i missionari saveriani, citavo i missionari comboniani che sono presenti sul territorio, e a seconda di quelle che sono anche le loro forze presenti al momento attuale, cambia il modo in cui si riesce a fare animazione sul territorio. Questo purtroppo è una cosa, forse anche un qualcosa su cui dovremmo interrogarci. Questo tavolo può essere sicuramente un luogo di confronto, perché mancano le risorse per dire ci investiamo sull'animazione territoriale. E questo anche come centro missionario si fa un po' fatica a dire, cioè è più facile trovare risorse da mandare al missionario nella missione diocesana in Mozambico piuttosto che in Perù, che non dire ma pensiamo anche a trovare delle risorse per fare animazione qua. L'animazione è lasciata spesso ai volontari, però sappiamo, e chi è nelle associazioni sa quanto si faccia fatica oggi a trovare volontari, che sono sempre quelli che... negli anni questo è stato spesso legato anche alla presenza di religiosi. Io penso in particolare negli anni scorsi c'è stato un periodo che c'era un missionario comboniano che si chiamava Padre Mario Fugazza, e con grande entusiasmo in quegli anni le attività anche sul territorio a livello di animazione missionaria furono molte.
ricordo una mostra, una tra l'altro veramente in anni dove il fenomeno migratorio era già forte, ma non se ne parlava così tanto come oggi.